Benvenuti a Fatti e Sarfatti. Lunedì 6 si è tenuta la conferenza The New Bespoke organizzata da Bocconi Student for Fashion. Il servizio è di Francesca. L'alta sartoria e l'eleganza tipica di altre epoche possono essere possibili ancora oggi come stile di vita della generazione attuale e di quelle future? Assolutamente sì, oggi siamo qua proprio per fare chiarezza sul mondo del bespoke, che benché sia percepito come un settore vecchio, un settore non affordable, noi siamo qui a dimostrare che ci sono sarti oggi che viaggiano per il mondo, i cui prodotti sono ricercati da tutti e che sono giovani anche e che quindi hanno appeal anche in un pubblico giovane. E non è più detto appunto che sia un prodotto che costa troppo, perché è vero che costa perché ha un suo costo, ma a differenza del brand, molto spesso il brand ti dà un prodotto che ha un valore inferiore, ma a causa della presenza dell'etichetta costa di più. Dunque, noi sappiamo che il Made in Italy è apprezzatissimo all'estero, ma in Italia ci sono ancora italiani che comprano un capo basandosi solo sulla qualità del prodotto? La domanda non è di pronta e facile soluzione. E il concetto di qualità, sia in Italia che all'estero, non è ancora molto chiaro. Per qualità tante volte si intende la ricchezza del marchio che sta dietro ad un prodotto e quindi tutto l'allure che i vari imprenditori che dicono di fare e che poi più o meno fanno o non fanno qualità, ci costruiscono intorno. La qualità vera è quella prodotta dagli artigiani, è quella prodotta nelle botteghe, e le botteghe sono sempre meno, scarseggiano sempre di più, e pare essere questo un argomento che non interessa molto a nessuno. È più facile mettere una borsa con un monogramma e sentirsi a posto nella coscienza piuttosto che andarsene in una fabbrica che produce capi in pelle e costruire la borsa, mi riferisco a voi donne, per se stessi. Per cui non è soltanto una defiance italiana, è estesa un po' in tutto il mondo. Il concetto della qualità ha bisogno di essere decifrato in maniera più definita e definitiva. Quindi bisogna indicare quali sono le qualità che la qualità deve avere per essere considerata tale, e con la Q maiuscola. Martedì l'associazione Bocconi d'Inchiostro ha organizzato un evento con Dacia Maraini. È andata per noi Benedetta. Allora, siamo in compagnia di Dacia Maraini, che ha ricevuto oggi il premio Dante d'Oro dall'associazione Bocconi d'Inchiostro. Le rubiamo qualche minuto. Allora, lei, come ha detto, ha viaggiato molto come suo padre Fosco Maraini, ma c'è un luogo in particolare che le è rimasto nel cuore o che l'ha cambiata? Ma è difficile dire, perché certamente il Giappone per me è stato il luogo non del cuore, ma comunque della grande esperienza m'ha gettato nella vita. Mi ha fatto conoscere tante cose, la violenza, la fame, la paura, però anche tante cose belle. Bene, mentre passando ai suoi romanzi, i temi sociali, la vita delle donne sono stati spesso al centro appunto dei suoi romanzi. In particolare nell'Amore rubato, le 8 donne protagoniste lottano contro la violenza dei mariti e degli amanti. Ma secondo lei perché oggi si fa ancora così tanta confusione tra amore e possesso? Perché è una cultura, è un fatto culturale, non è un fatto naturale, non ha niente a che vedere con la natura. È una cultura del possesso che evidentemente è molto radicata, è più di quanto si pensa, e ogni tanto viene fuori con una brutalità terribile, e ci sono delle persone che non tollerano di aver discusso e messo in discussione il principio di proprietà verso la propria moglie, i propri figli, però qualche volta anche delle donne che hanno questa difficoltà, e lì viene fuori la violenza, perché questa messa in discussione del principio di proprietà riguarda un modo di essere nel mondo, che non è solo la proprietà di una cosa, è la proprietà di tutto quello che riguarda gli affetti, la famiglia, e lì cambiare le idee non è tanto facile.
Giovedì 9 B-Lab ha organizzato la visione del film Amore e Odio. Sei andata tu? No, però Roberto sì. Il servizio. Com'è stato interpretare il ruolo di dei ragazzi che hanno commesso effettivamente quel crimine? Guarda, per me è stato comunque un lavoro, diciamo, a prescindere dalla storia, diciamo, che può ricordare, diciamo, è stato un capire quello che era il personaggio. E poi ovviamente in alcuni momenti il riferimento è chiaro e quindi lì diciamo ti fermi un attimo a riflettere, no? E a pensare che questo fatto è successo realmente. Però di base la fase di studio per me è stata proprio quella di trovarmi di fronte alla sceneggiatura e studiare un personaggio. Ma sicuramente è un impatto forte, perché comunque la sceneggiatura inequivocabilmente richiama i fatti di cronaca che sono poi realmente accaduti. Ma c'è da dire che il regista ci ha espressamente chiesto di non documentarci su nulla e di attenerci a quello che lui aveva scritto, quindi alla sua storia, a quello che voleva raccontare. Per cui sì, c'è stato comunque una presa di coscienza che questi fatti echeggiavano a qualcosa di realmente successo, che ci sconvolge un po'. Però poi abbiamo cercato di fare un lavoro prendendo delle distanze e interpretando quello che lui ci chiedeva. Quanto c'è di vero e quanto c'è di romanzato in questo film, in quanto riprende comunque una storia effettivamente accaduta? Lo spunto di partenza è vero, ovvero tutto quello che abbiamo visto e sentito nel 2001 riguardo il fatto, quindi tutto ciò che è veramente di dominio pubblico. Cosa c'è di romanzato, di inventato? È ovviamente il prima. Cioè, tutto quello che accade prima è frutto di fantasia e soprattutto è ambientato ad oggi. Cioè, non è un film del 2001, ma è un film che tratta tematiche anche molto attuali, come ad esempio la tecnologia, quindi i social network, internet, gli smartphone, questo rapporto tra gli adolescenti, che è comunque già diverso rispetto a 14 anni fa.